Ciao ragazzi e benvenuti su Gaming HV. Oggi faremo l'unboxing del Logitech G502, la versione Hero, che ha riscosso tantissimo successo dopo essere stato aggiornato con il nuovo sensore Hero, che arriva fino a 16.000 dpi, a differenza del Proteus Core e dello Spectrum, sempre della famiglia dei G502, ormai sono una famiglia, e che arrivavano fino a 12.000 dpi. In più, in questa nuova versione del mouse abbiamo un cavo differente, anche perché il cavo precedente, quindi quello del G502 Proteus Core e del G502 Spectrum, dava parecchi problemi, quindi hanno deciso anche di cambiare quello e di comunque aggiornare il loro mouse di punta, perché a conti fatti questo è uno dei migliori mouse in circolazione per il gaming. Adesso lo andiamo ad aprire e vediamo cosa ne esce. Allora, ok, confezione molto differente dal G502 Proteus Core Spectrum, davvero molto carina, come l'hanno fatto con questo blu satinato, sia davanti sia per qualcosa dietro, come potete vedere anche dalle immagini, ed è esteticamente uguale ai suoi predecessori. Quindi quello che troviamo all'interno sarà vediamo se c'è altro ok logo Logitech della serie G, che è la serie da gaming di Logitech, foglietto illustrativo di comunque di ringraziamenti in realtà in tutte le lingue per aver scelto Logitech, come potete vedere, e consigli magari per gli acquisti, dove ci sono gli speaker, tastiera, mouse e il mousepad, tra l'altro con tecnologia RGB comunque, e logitechg.com, che è appunto la versione gaming di Logitech. E questo è il nostro mouse, come potete vedere. Adesso lo andiamo ad aprire. Ok, questo è il nostro mouse, quindi diamo subito un occhio. Dal G502 Proteus Core, che è il mio mouse precedente, tra l'altro questa piccola linguetta che potete vedere stavolta è nera, sempre appunto per la luminosità, appunto, che sarà RGB. Aprendolo, qui sotto c'è lo spazio per i pesetti che usciranno da questo cofanetto, che lo andiamo a aprire e vediamo che sono, se non lo distruggo prima, sono 6 pesetti da 36 grammi ciascuno, precisamente uguale alle versioni precedenti. Quindi magari se volete un mouse più pesante, un po' più leggero, io lo preferisco senza questi, però per chi magari gioca FPS e quant'altro magari potrebbe essere utile. Come vi dicevo prima, il sensore è stato modificato, quindi il nuovo sensore Hero appunto, fino a 16.000 dpi. Adesso andiamo a vedere un po' il mouse. Questo è il nuovo cavo, che non dovrebbe piegarsi come il G502 Proteus Core Spectrum, con annesso il nastrino con il velcro per attaccarlo, comunque fare un primo cable management, con USB sempre targata Logitech Gaming. Adesso, le particolarità di questo mouse, per esempio, è la possibilità di cambiare modalità di scroll. Quindi questa è la modalità veloce, come potete vedere la pagina andrà all'infinito. Premendo questo tasto in basso cambierà il tipo di scroll, quindi sarà a target, quindi praticamente questi piccoli fossetti qua vi faranno comunque da guida per lo scroll delle pagine. Questo invece è il tasto per cambiare i profili, perché il mouse, attraverso il programma di Logitech Gaming, potrete modificare i profili, fino a 3 profili può salvare questo mouse, con cui poi potrete modificare i DPI, quindi magari, non so, un profilo per gli FPS, un profilo per i MOB e un profilo per gli MMO, per dirvi. Questi due tasti servono per aumentare o diminuire il numero di i DPI, comunque, quindi passare sempre sullo stesso profilo tra un setup di DPI e l'altro. Questi invece di lato
Insomma, questo è il tasto avanti, questo è il tasto indietro, mentre questo tastino qua vi permetterà, premendolo, di passare momentaneamente, quindi soltanto mentre lo tenete premuto, a un profilo esterno, sempre per DPI. Vi faccio un esempio: state giocando a Overwatch, avete 1200 DPI, magari se volete giocare Widowmaker, qui metterete per esempio 400 DPI per il cecchino, quindi molto comodo soprattutto appunto per gli FPS. Scocca completamente, appunto, gommata sia da questo lato sia da questo per un miglior grip del mouse, e il resto è di colore opaco, molto molto carino. Tra l'altro l'illuminazione RGB sarà per il logo G di Logitech e per i DPI mostrati qui, come appunto vi dicevo, i profili verranno mostrati qui, quindi non andrete a brancolare nel buio per cercare il vostro profilo di DPI, ma sarà segnato qui, quindi 1, 2, 3, o comunque ce ne saranno anche altri, mi pare fino a un massimo di 4. Questo è il nuovo sensore invece Hero, fino appunto a 16.000 DPI, e in più questo mouse è molto più resistente perché i tasti hanno circa 50 milioni di click per la resistenza, a differenza dei, appunto, dei precedenti che erano 20 milioni. Ragazzi, questo è l'unboxing del mouse. Oltre a questo esce una guida informativa, quindi su come connettere nel caso siate proprio alle prime armi. Giusto questo esce, poi il resto è un fogliettino comunque illustrativo su, appunto, sulla sicurezza di Logitech e tutto il resto. Questo è il nostro mouse e a breve lo vedrete anche in recensione. Questo è il nostro unboxing, ragazzi, vi ringrazio per essere passati qui sul nostro canale. Questo è tutto per il nostro unboxing di oggi, adesso lo andiamo a provare e lo proverete con noi. Ciao ragazzi!